Ciao e bentornati sul canale, io sono Serena di Faccio Come Mi Pare e oggi voglio raccontarti le 15 cose che non faccio più da quando vivo all'estero. Guarda fino alla fine per scoprire invece le 4 che ho iniziato a fare da quando sono via. In ordine assolutamente random, cominciamo con la prima. Numero 1, io non vado più da Starbucks. Avete presente quel negozio che vende i beveroni, il frappuccino, eccetera? Era sicuramente una meta ogni volta che lasciavo l'Italia per una vacanza. Io non sono molto fan dei dolci, infatti ricordo di averne lasciato più di uno perché poi tu lo compravi large ed era veramente troppo. Però in linea di massima nei miei viaggi quando vivevo in Italia sicuramente era una delle tappe. Mi sembrava un posto proprio figo. Da quando vivo all'estero non ci vado più, non mi piace il loro caffè, non mi piace il loro frappuccino. Davvero fosse per me, poverini, non guadagnerebbero nulla perché non ci ho più messo piede. Numero 2, adoravo un brand di panini che è molto famoso qui in UK. Non posso fare il nome di questo brand perché dirò una cosa assolutamente sconveniente. La prima volta che sono venuta a Londra ero molto giovane, una ventina d'anni, e mangiavamo lì praticamente tutti i giorni perché era estremamente conveniente ed era fra i primi ad avere l'alternativa vegetariana, quindi mi piaceva veramente da matti. Poi però è successo che sono andata in Australia e ho parlato con una mia amica, tu sai chi sei, e questa mia amica mi ha detto che lavorava lì quando ancora viveva in UK e aveva visto delle cose terribili nelle cucine e alcune le aveva fatte lei proprio in primis. Per esempio, le cipolle le dovevano affettare loro, ma non avevano un'affettatrice moderna, non arrivavano già affettate, e insomma, col fatto che doveva tagliare tutte queste cipolle, lei mi disse praticamente: io servivo cipolle e muco. Che è una cosa veramente disgustosa, ragazzi, umana ma disgustosa, e qualcosa nella mia testa è cambiata, io lì non ci riesco proprio più a mettere piede. Sono sicura che faranno tanti controlli, che questo sia stato soltanto un caso, tutte le cose che mi dicono, che sia cambiato il modo di affettare le cipolle, sono sicura di tutto, ma io là non ci vado più, e quando me lo nominano io dico no, io là non ci posso più mettere piede, mi dispiace, ho questa immagine di quelle cipolle nella mia testa, non ce la posso fare. Però anche lì, ragazzi, era uno dei posti che mi piacevano di più. Quando io ero in Italia me lo rimpiangevo perché c'era questo cibo che per me ventenne era buonissimo, vegetariano, anche squisito, no? Non ci ho più messo piede, non ci sono più riuscita proprio. Numero 3, io non bevo più birra e vino. Sembrerà assurdo, ragazzi, però col fatto che vivo in Scozia, che è freddo, non sento il bisogno di bere né birra né vino. Se esco fuori una pinta me la faccio, posso arrivare anche a 3 perché sono un tipo tosto. Non li potete vedere, ma là sopra ci abbiamo un sacco di bottiglie che tiriamo fuori soltanto quando vengono gli amici, e ne ho un'altra marea sempre in fresco, in frigo e in freezer, ma appunto noi non beviamo. Mio marito è completamente astemio e io invece ero partita alla grande da quel punto di vista, ma niente, non bevo più. Poi ovviamente nelle situazioni sociali ovviamente bevo soprattutto vino, però non fa per me, quindi pure ci andiamo a fare una birra al pub non è super attraente come cosa per me, perché non ricerco proprio la birra. E visto che siamo in Scozia, vi dico anche la quarta cosa che non faccio più da quando sono qui. In realtà all'inizio la facevo ed è la Scottish Breakfast. La Scottish Breakfast è molto deliziosa, molto abbondante. Nella sua versione tradizionale c'è tanta carne, ma ci sono anche le altre 2000 versioni che posso mangiare anch'io. E però, ragazzi, io non... cioè, di nuovo mi dici che facciamo oggi a colazione? A parte che io colazione sono di quelli che proprio non la fa, ho lo stomaco chiuso, ma mai mi viene da dire andiamoci a fare la colazione scozzese, che invece piace tantissimo ai turisti. Porto sempre chi viene qui a trovarmi a mangiarla perché è tipica, eccetera, ma è una colazione che non fanno neanche gli scozzesi perché è tanta tanta roba, ogni giorno è veramente impossibile, e che a me ha dato proprio noia. Quindi anche io da quando sono fuori non mangio più la colazione scozzese. All'inizio ne andavo pazza, poi basta. Numero 5, da quando vivo all'estero io non faccio più caso alla mia borsa. Cioè, io la mia borsa la posso lasciare aperta, posso avere le tasche che ho dentro il cellulare, il portafoglio e le chiavi, e non mi guardo intorno perché non sento quel tipo di tensione attorno, ok? Non ho paura di essere fregata, mettiamola in questo modo. C'è un video sul canale dove ti parlo della criminalità in Scozia e puoi andare ad approfondire lì le tematiche che ho trattato, ma ecco, in linea di massima effettivamente io non faccio proprio più caso alla mia borsa. E questa è una cosa figa, veramente. E da quando vivo all'estero, nel mio estero, ci tengo a specificarlo, non ho più l'ansia quando devo fare una fila. Una delle ultime volte che sono stata al cinema in Italia, ma già vivevo all'estero, mi ricordo che stavamo tutti facendo la fila per questi biglietti, per vedere non so che film del Natale dove stavo portando i nipoti, e a un certo punto delle signore anziane mi si sono messe davanti, e io gli ho detto, guardi che la fila è di là. E allora loro, col fatto che erano anziane, si sono messe dietro di me dicendo, vabbè, ormai siamo qui. Dio quanto le odio, le ho proprio odiate, e
è andata così per tutto il tempo della fila, c'erano persone che entravano più avanti, persone che entravano più dietro, cioè era impossibile fare una fila come Cristo comanda. Ecco, qui non succede mai, anche se quando ero giovane ed ero andata per motivi di lavoro a Londra, ci fregarono un taxi a me e alle altre due mie colleghe. Vergogna! E quelli erano inglesi. Però, in linea di massima, qui non mi devo mai preoccupare di fare la fila. Numero 7. Da quando sono all'estero non vado più dall'estetista. C'è una mia cara amica qui che fa l'estetista e quindi potrei andare da lei, però non ne sento proprio più il bisogno. Numero 1, perché sono una persona che ha imparato a fare determinate cose da sé. Però, in linea di massima, in Italia era diventata quasi una consuetudine almeno una volta al mese fare la pulizia del viso, eccetera, eccetera. Ho invece la quarta che si può vivere anche senza. E se inizialmente era per un discorso economico, per quando mi sono trasferita in Australia, io ero abituata a fare la ceretta ai prezzi italiani e in Australia dovevo andare nei posti dove le estetiste imparavano a fare la ceretta, ragazzi, ne ho parlato più volte all'epoca, e in un sacco di altre occasioni in America e anche qui in Scozia mi è capitato di farmi fare una ceretta da qualcuno che non teneva il lembo di pelle, quindi strappava così con tutta la pelle non tirata a sinistra che andava tutta verso destra. Ho visto veramente delle situazioni atroci, però insomma, se all'inizio era un discorso economico, non posso andare dall'estetista perché costa troppo, qui costa il giusto se vogliamo, però costava troppo per le mie tasche, adesso è proprio che non mi interessa, non lo vedo come proprio tempo buttato andare lì, stare un'ora, non mi interessa, e quindi niente, neanche l'estetista, anche se devo dire che io ho un'arma in mio favore, che è la pistola sparapeli, che c'è un video sul canale. Quella devo dire che ha risolto il 99% dei problemi, da un certo punto di vista. Numero 9, il minestrone, ragazzi. Uffi, il minestrone io non lo mangio più, fatto in casa da quando vivo all'estero. Uno, perché le verdure hanno un altro sapore, eccetera. Però la verità è che io vado a comprare le verdure veramente molto buone in un posto che ha dei prezzi molto alti, e se dovessi fare il minestrone mi costerebbe tipo 132 sterline. In realtà è vero e non è vero, perché tipo al mercato sotto al castello, c'è un video qui sul canale, c'è appunto un mercato dove i locali vanno a fare la spesa, lì c'hanno veramente tanta verdura interessante e il locale a prezzi anche molto buoni. Però non mi viene quella voglia di dire mi compro 15-16 verdure per fare il minestrone, cosa che invece in una sola giornata in Italia mi viene la voglia di fare. La prima cosa che faccio a Roma è andare al mercato e buste di spesa su buste di spesa e mangiare tutte le verdure romane, ma questo se mi seguite da un po' lo sapete. Numero 9, non vado più allo You Can Eat, il posto dove puoi mangiare tutto e di più pagando 25-30 euro ormai a Roma, i posti dove appunto puoi mangiare cinese e giapponese. Qui non esistono, ragazzi, in realtà proprio qualche mese fa ha aperto uno di questi posti a Edimburgo, però il prezzo è abbastanza osceno e comunque non mi piace tanto il meccanismo che si crea dietro al posso mangiare quanto voglio, perché si tende poi a esagerare molto e a mangiare magari in alcuni casi anche cibo non di qualità. Non è una grossa perdita per me non andare più all'All You Can Eat, ma quando torno a Roma ci faccio sempre un salto con i miei nipoti di solito ed è diventata una esperienza esotica appunto perché qui non c'è, anche se vi ripeto un posto aperto a Edimburgo. Numero 10, ragazzi, io ho Dublino a un'ora di volo forse e 20 euro di biglietto, ma non mi viene mai di dire oh facciamoci il weekend a Dublino, perché in generale da quando ho lasciato l'Italia io non ho proprio questa fantasia di andare a visitare paesi freddi, umidi, bui, eccetera eccetera. Ovviamente dipende dal periodo, ovviamente poi stando lì potresti vedere tutte le mille e uno meraviglie, però io quando penso alle mie vacanze penso a posti dove c'è il sole, e sono diventata proprio una di quelle britanniche che dice sai che c'è, io voglio svernare in Spagna, teletrasportatemi in Spagna. Quindi sono lieta di aver visto paesi come, che ne so, Amsterdam quando ero più giovane, perché altrimenti non so se ci sarei andata a dicembre a fare il ponte dell'Immacolata, sinceramente non lo so. Numero 11, da quando sono all'estero io uso veramente pochissimo la macchina. In realtà è una new entry dell'anno scorso, l'ho presa per fare un giro in Europa che mi è piaciuto da matti e lo rifarei anche domani, e c'è un'intera playlist dedicata a quel viaggio qua. Però in linea di massima ho vissuto sia a Melbourne sia a Edimburgo sia un pochino meno ad Aberdeen, diciamo, dove puoi vivere benissimo senza macchina, perché attorno a te c'è talmente tanta bellezza, tante cose da fare, che è veramente ottimale poter usare i piedi per raggiungere quelle cose. E a Edimburgo c'è anche un efficiente sistema di bus, quindi si può prendere il bus, oppure come nel mio caso io un sacco di volte usavo Uber, ho smesso di usarlo adesso con la macchina e devo dire che mi piace molto il fatto di non dover prendere la macchina per andare in ufficio.
che è il punto 12 in un certo senso, perché il punto 12 dice che non vado più in ufficio, lavoro completamente da remoto, completamente da casa, rimanendo comunque abile nel mantenere tutti i goal e nel raggiungere tutti i goal che l'azienda vuole. E mi piace molto questo aspetto della mia vita all'estero, poter lavorare da casa, da dove voglio in realtà. Questa è la parte che preferisco di tutta la lista. Non mi rimpiango svegliarmi presto, truccarmi, mettere il vestito da ufficio, prendere la macchina 40 minuti per raggiungere via Flaminia, tornare indietro la sera che non torni prima delle 7, non avere tempo di lavarti i capelli e poi dire che faccio, esco, non esco, non so, voglio soltanto un morire sul divano. Quindi insomma non rimpiango assolutamente quello. Lavorare da casa, l'ho detto altre volte, per me funziona alla grande, perché avendo una vita dinamica fuori dall'orario lavorativo, per me proprio poter stare a casa a lavorare vuol dire recuperare le energie e riuscire anche a godermi di più l'aspetto del lavoro. Numero 13, ho fatto un video sul lavorare in Scozia e ho già anticipato che il curriculum europeo in Scozia non si usa, quindi io non ho più aggiornato il mio curriculum col formato europeo, che invece era richiestissimo in Italia. Ecco, io ancora c'ho una copia di quello lì con tutte le mie esperienze italiane, quando lo guardo dico che nostalgia, però qui davvero non si usa. E se vuoi saperne di più c'è il video sul canale. Da quando vivo all'estero, punto 14, io non tolgo più la pelle a patate e cetriolo, che è una cosa che in Italia non avrei mai fatto. La prima volta che ho visto una patata non sbucciata e cotta era quando sono venuta a studiare per 2 settimane inglese a Londra, a casa della mia famiglia ospitante, e la trovo una cosa sporca, bleh. Era un po' schizzignosa, capito in che senso? E idem per il cetriolo. Il cetriolo secondo me peraltro è molto più buono se togli la buccia, però se lo mangi alla maniera più orientale la buccia ci sta da Dio. E le patate con la buccia, al di là dei nutrienti, tutti i discorsi che si potrebbero fare, sono veramente buone e se le lavi non sono sporche. Ecco, questo fa parte di una delle quelle cose che sono piccole, sono insignificanti, ma se non fossi andata a vivere all'estero forse non avrei aperto di quel minimo la mia mente per capire che ci sono anche altri modi di cucinare, altri modi di vivere, altri modi di vedere le cose. E questo esempio della pelle stupida delle patate e della pelle stupida dei cetrioli è uno di quelle piccole cose che ho imparato vivendo all'estero. Ci sono altri modi di fare le cose e va benissimo così. Numero 15, è vero che non faccio colazione, però quanto mi manca la colazione al bar. Non tanto il cornetto, io lo posso prendere o non prendere, ma il fatto di andare in un bar e dire voglio un cappuccino stamattina. Mamma mia, quanto mi piacerebbe avere il bar italiano qui a Edimburgo. Ce ne sono un paio, però non vicino a casa mia. Però capito, è quella piccola coccola mattutina alla quale ero abituata e che adesso non c'è più, perché appunto il caffè me lo prendo a casa mia. E prendere un caffè qui in Scozia è un'esperienza molto diversa. In Italia è proprio vuoi un caffè? Ecco il caffè, no? Molto veloce, bevo, pago, vado via. Qui vuoi il caffè? Ok, una persona prende i soldi, l'altra te lo fa, ci vogliono un paio di minuti, 3-4 minuti, poi chiamano il tuo nome. È un'esperienza totalmente diversa che poco assomiglia alla nostra. Vanno entrambe bene, ma non è la colazione al bar alla quale ero abituata io. E poi come bonus vi metto il punto 16, ho smesso di mangiare il meal deal di Tesco o di tutti gli altri supermercati di qui. Il meal deal è una specie di pasto completo, fa ridere perché in realtà ci sarebbe molto da dire, che vendono qui per le persone che vanno in ufficio soprattutto. E c'è il sandwich, che di solito è un tramezzino doppio, quindi 2 tramezzini, una bibita e poi uno snack. Lo snack in passato era soprattutto dolce, adesso ci sono anche le uova sode, le carote stick con l'hummus, puoi scegliere un sacco di cose. Ecco, quando lavoravo ancora in ufficio, in pausa pranzo, tante volte compravo quel meal deal e lo amavo follemente la prima volta che sono andata a Londra da ragazza appunto. Mi mangiavo addirittura il meal deal fatto, quello del sushi, che cioè il sushi più brutto e più cattivo che esista, ma tipo ne andavo pazza a 20 anni, dicevo mamma mia costa 2 sterline, ti rendi conto, no? E niente, a forza di averlo mangiato quando stavo al lavoro eccetera, mi viene proprio la nausea soltanto a vedere il tramezzino esposto. Erano buoni i gusti, non dico di no, ma c'hanno quel gradino di acidità dovuti dal fatto che è un cibo comunque confezionato che deve durare un tot, che no, non riesco più a mangiarlo quello lì, e comunque non è un pasto super bilanciato, quindi pazienza. E poi soprattutto non vado più in ufficio, quindi non devo più mangiare di corsa, posso avere un pasto fatto in casa, che è una cosa che mi piace molto di più. Vi avevo però anticipato che ci sono delle cose che ho iniziato a fare proprio vivendo all'estero e me ne sono venute alla mente almeno 4. La prima riguarda gli elettrodomestici della cucina, perché qui non abbiamo i 3 kW di limite come in molte case italiane, quindi io allo stesso momento posso azionare il fornello elettrico a induzione che ho
il forno, lavastoviglie e la lavatrice. Ed è una cosa che mi ha proprio viziata, capito come? Infatti quando torno a Roma, a volte sono a casa di mia madre, aziono il forno e c'è la lavatrice accesa e mi salta tutto, dico cavolo, è vero, qui è diverso. Questo qua mi ha un po' viziato questo discorso. È una cosa che posso fare appunto da quando sono via. Numero 2, da quando vivo all'estero io saluto il driver del bus. È una cosa carinissima, secondo me, dici buongiorno e grazie, arrivederci. È una cosa proprio dolce e loro ti rispondono, che immaginano lo sbatti di essere loro che a tutti quanti devono dire ok, bye, thank you, take care, no? Però lo fanno, è una cosa bellissima secondo me. E quando torno a Roma e sono sul bus, io saluto il driver e certe volte mi guardano come se stessi flirtando, altre volte, 99% dei casi, come una povera matta squilibrata. Ma non è quello il caso, che io sono abituata a questa gentilezza, capito? E mi piace un sacco. E poi numero 3 delle cose belle che ho imparato all'estero, ecco, io non devo chiudere la porta di casa. La chiudo nei momenti in cui reputo che sia importante chiuderla, ma lascio la porta senza il catenaccio, senza la mandata, insomma, vivo con più tranquillità il mio essere una persona a Edimburgo. Non mi sento costantemente attaccata, non sento di dovermi difendere costantemente, come vi ho raccontato un pochino già al discorso della borsa, no? Dei primi punti. E questa è una cosa molto figa. E poi la 4, forse la mia preferita. Quando cresci ci sono dei rapporti che un pochettino trascini e non c'è niente di sbagliato né in te né nelle altre persone, no? Soltanto che magari qui si dice sei cresciuto lontano in un certo senso, no? Le cose che ti piacciono da ragazzino non sono quelle che ti piacciono a 20, a 30, a 40. E quindi se ripenso alla mia vita in Italia c'erano dei rapporti che andavano avanti ma un po' trascinandosi, di amicizia parlo. Ecco, da quando vivo all'estero sono stata fortunata abbastanza ad aver incontrato intanto solo persone meravigliose e ovviamente ho fatto anche i miei brutti incontri, però nella mia vita sono riuscita a far rimanere soltanto queste persone meravigliose e quindi i rapporti sociali che ho da quando vivo all'estero sono di grandissima qualità. Persone che mi arricchiscono, persone con le quali è bello parlare di argomenti che non siano la vacanza che hai fatto 6 anni prima tutti insieme, che ogni volta ritiri fuori perché è l'ultima cosa che ti lega con quelle persone. Quindi è la cosa più bella forse dell'estero, aver trovato persone intanto più simili a me per moltissime cose, forse anche perché mi conosco di più io, e poi così belle, così luminose, sono stata veramente fortunata. E quindi questa era la fine del video, c'è qualcosa che vi risuona, c'è qualcosa che è cambiato anche per voi? Fatemelo sapere come sempre nei commenti e ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video dappertutto nell'internet e ciao!